Amici di Onda Libera, siamo alla Sala Verri del Teatro della Fortuna di Fano, dove si è appena svolto un incontro nell'ambito della rassegna Con le parole giuste. La parola di questa volta era famiglie, sostantivo plurale. E qui con noi la relatrice, la professoressa Chiara Saraceno, sociologa, filosofa, esperta, grande esperta del tema, che ha presentato anche il suo libro L'equivoco qui, della famiglia. Ecco, esatto, lo riprendiamo, L'equivoco della famiglia. Allora, professoressa, la famiglia, questo tema così discusso, quanto c'è di naturale e quanto c'è di culturale nella famiglia? La famiglia è un'istituzione culturale e sociale, cioè non c'è nulla di naturale, nel senso che nella famiglia ci possono essere dimensioni che hanno a che fare con la natura, come la generazione, il sesso, ma non c'è solo quello, e soprattutto sono le norme che ci dicono quali di questi rapporti, anche di sesso piuttosto che di generazione, fanno parte della famiglia e quali no. E queste norme cambiano nel tempo e da una società all'altra, cambiano i contenuti, cioè dei rapporti genitori-figli, dei rapporti di coppia, sono cambiate anche le leggi che hanno normato un tempo, erano basate sulla disuguaglianza tra gli uomini e le donne e sull'autorità dei genitori sui figli, oggi sono basati piuttosto che sull'uguaglianza di coppia e sui doveri dei genitori nei confronti dei figli, ad esempio. E nel corso dell'incontro ha trattato degli aspetti diciamo molto delicati e molto sentiti anche dalla collettività. Le nuove scoperte scientifiche permettono cose che una volta non erano neanche pensabili, per cui si parlava della gestione per altri, della gestazione dell'altro, volgarmente detto utero in affitto, che però è un termine bruttissimo che citiamo ma non usiamo. Insomma, e non le sembra che diciamo si stiano aprendo delle porte molto pericolose e molto discutibili dal punto di vista sociale, dal punto di vista giuridico? Ma sai, innanzitutto anche in passato e anche in altre società il problema della generazione, quando non avveniva nel modo atteso, vuoi perché non arrivavano figli, vuoi perché non arrivavano del sesso giusto e così via, è stato sempre affrontato in modo, come dire, artificioso, vuoi via adozione, vai in altri modi. Quindi non è nuovo il fatto che in qualche modo si arrivi alla filiazione anche uscendo dai confini della coppia genitoriale. Certamente la tecnica ha reso possibili delle cose che un tempo erano più affidate a relazioni o alla contrattazione privata, e ha aperto, come dire, anche una possibilità di intrusione nei corpi, ma anche aperto delle libertà, e per questo richiede di essere normata attentamente, ma anche con cautela, perché non possiamo... Lei suggeriva qualche accorgimento? Sì, innanzitutto, cioè, la gestazione per altri fa parte, è l'ultimo stadio di tutta la complessa partita della riproduzione assistita, che va dal fatto di aiutare la coppia a fare incontrare i propri gameti quando la cosa non avviene, non dà esiti se in modo, in via virgolette, chiusure virgolette, naturale, al ricorso al donatore o donatrice di gameti, e la gestazione per altri è l'ultima, però anche i passi precedenti, soprattutto con la presenza di donatori o donatrici di gameti, vedono comunque una terza persona coinvolta nella generazione. Dobbiamo, credo, riflettere con cautela, non essere troppo affrettati nel porre divieti, ma neanche libertà eccessive, porre dei vincoli
ad esempio, certamente nel caso della gestazione per altri non è accettabile lo sfruttamento puramente del donno o la vendita o la compravendita di bambini, ma esattamente come non è accettabile nell'adozione, dove pure storicamente c'è stato e tuttora ogni tanto succede. Cioè, sono cose, bisogna pensare innanzitutto ai diritti dei bambini e alla dignità delle donne. All'interno di questo bisogna anche ascoltare chi lo fa, per esempio le donne che lo fanno in condizioni non di sfruttamento, non di necessità, eccetera. Vedere come possano svilupparsi relazioni diverse di allargamento della possibilità della generazione, ma certamente questo ci impone di riflettere sulle conseguenze relazionali, nel senso che relazioni debbono essere instaurate, eccetera. Non possiamo affrontarle pensando che poi si ritorna nella famiglia chiusa, in cui si fa finta che tutto sia avvenuto in modo standard. Ecco, questo no, innanzitutto per tutti i soggetti coinvolti, per la donna che si presta, per il bambino che nasce e per i genitori che lo hanno chiesto, lo hanno voluto. Bene. Grazie mille. Allora, ricordiamo l'equivoco della famiglia di Chiara Saraceno. Amici di Onda Libera, un saluto.